Capitano Eco e il Riciclatron. Nuova vita ai rifiuti. L'isola ecologica delle 100 palme continua ad ammonticchiare la raccolta differenziata della città e tutto procede per il meglio. Quando un giorno... Capitano! Nuovo carico di bottiglie di plastica! Dove lo metto? Mettilo dove c'è posto. Ma ormai lo spazio per accumulare plastica, vetro, carta, alluminio, ingombranti è quasi finito. Appunto. Basta, sono stufo. Stiamo annegando nella raccolta differenziata. Dobbiamo trovare una soluzione. Qui ci vorrebbe un'idea su come utilizzarla. Giusto. Potremmo fare un bel falò. Ok, ho detto la stupidaggine. Presto! Facciamo subito un consiglio dell'isola per trovare assieme una soluzione. Richiamiamo alla lunanza per capire con perizia come usare l'abbondanza di sti mucchi d'immondizia. E così tutti i pirati si riuniscono in assemblea per risolvere la questione. E tutti, a modo loro, partecipano con idee, suggerimenti e, diciamolo pure, anche grandi baggianate. Facciamo un gran mucchio e copriamolo con la terra. E poi, quando nevica, ci costruiamo sopra bell'impianto di risalita e andiamo tutti a sciare. Potremmo metterli in tante scatole con un bel fiocco rosso e spedirli in Africa dicendo che sono regali di Natale. Basta costruire un frullatore alto come un palazzo e poi mettiamo dentro i rifiuti. Basta così, grazie. Non ci sono grandi idee, direi. No, credo proprio di no. Scusate, io avrei un'idea da proporvi. Non siamo qui per giocare. Vai con gli altri bambini. Ma io... Come ti chiami, bambino? Jean-Baptiste Lepetard. Su via, va a casa. La tua mamma non ti aspetta? Ascoltatemi! Io so cosa fare con la spazzatura. Ma sì, in fondo ne ho sentite tante oggi. Cavolata più, cavolata meno. Non si tratta di una cavolata, ma di una macchina dal motore ecologico. È fatta con pezzi scartati di altre macchine che serve a trasformare i rifiuti in prodotti utili. E così Jean-Baptiste Lepetard spiega a Capitan Eco come intende costruire una macchina per trasformare l'umido in concime per le piante, le bottiglie di plastica in splendidi maglioni, le bottiglie di vetro in altro vetro, eccetera, eccetera, eccetera. E bravo Jean-Baptiste, tu non sei un petardo, sei proprio una bomba! Dobbiamo organizzare tutto in fretta. Jean-Baptiste, preparati a partire per la città e prepara anche la lista di tutto quello che ti serve. Ciccio, prepara la nave! Smilzo, avvisa i ragazzi che si parte per la città! Troveremo quello che serve tra la roba che gli altri buttano. Giusto! Signor sì, signore! Ok, capo! Ma mentre Capitan Eco raduna i pirati per recarsi in città a cercare i pezzi per costruire la grande macchina riciclatrice, qualcuno spia le sue mosse e va a riferirle a chi abita... Colbezzoli! Questo sicuramente interesserà al Pantegan. Notte tempo, nell'angolo più puzzolente dell'isola... Ehi, caccola! Cosa fai qui? Volevo parlare con il grande Pantegan. Seguimi!
Chi osa disturbarmi proprio quando sono assorto in profondi pensieri? Scusi, c'è uno qui. Ah, caccola, fido spione. Cosa mi porti di buono? Cose grosse, mio lulido padrone. Cose grosse. Così lo spioso spione Caccola racconta tutto a Pantegan, che ovviamente non si fa sfuggire l'occasione di buttare all'aria i piani di Capitan Eco. L'ecologico buffone ne sta combinando una delle sue, ma in città ci arriveremo prima noi. Presto! Preparate la mia nave e che tutti gli uomini salgano a bordo! Si va in città a sconquassare tutto! Vi sistemo io, riciclatori del piffero! Forza, miei luridi! Buttate all'aria cestini e cassonetti! Non un rifiuto va lasciato al suo posto! Intanto in città arriva anche Capitan Eco con tutta la sua ciurma. Ecco la città! Prepariamoci allo sbarco! Bene! Basterà trovare l'isola ecologica e qualche campana per la raccolta differenziata e ci procureremo i pezzi per costruire la Mac... Che c'è? Satanasso! Ma cosa succede? Che ne dici, capitano? Ti piace il lavoro che abbiamo fatto? E ora tocca a voi, igienici riciclatori. Vi rotolerò nell'umido. Mangerete secco non riciclabile e vi spezzerò le ossa con gli ingombranti. Pantegan, dovevo immaginarlo. Torna alla tua tana e lasciaci ripulire la città. Oppure ti farò passare il resto della vita a raccogliere cicche da terra! Miei luridi, all'attacco! Così il poeta pirata Pasquale Opennino descrisse l'epico scontro. Aspra fu la battaglianza, con pacche sulla testa e sulla panza, con graffi e morsi sulle dita, e calci che sembrava una partita. I luridi puzzoni inquinatori, saltando giù dagli alberi dai muri, riuscirono a cogliere di sorpresa del capitano la banda portentosa. Per i nostri si mise proprio nera, con Pantegan che guidava la sua schiera, con ferma decisione tal baldanza che ai nostri mancò spesso la speranza, ma la potenza di chi fa riciclaggio moltiplica la forza ed il coraggio, e i buoni vinsero con grande maestria, scacciando i luridi che se ne andaron via. Guardate, scappano, li abbiamo battuti. Aiuto, scappiamo, via, via. Bene, ciurma! Ripuliamo tutto e cominciamo a cercare quello che ci serve. Abbiamo poco tempo! E così, finalmente, i nostri baldi pirati procurano i pezzi per costruire il Riciclatron. Appena tornati all'isola, i lavori cominciano di gran carriera e, in men che non si dica, la macchina fu completa e pronta per essere collaudata. Wow! Ok, siamo pronti a farla partire! Aiuto! Aiuto! È Pantegan! Ha rubato il motore! Ha rubato il motore! Un momento! Quale motore? Come? Il motore del Riciclatron! Si tratta di Irma! La mucca che abbiamo al villaggio. Come? Una mucca? Una mucca per motore? Beh, mentre cammina per prendere il fieno, fa muovere un nastro che poi trasmette... Ma perché una mucca? È un motore estremamente
ecologico. E poi era un po' cicciotta e aveva bisogno di fare un po' di moto. Ale! Solo dei babbei come voi può venire in mente di usare una mucca come motore. E adesso il vostro motore è mio! E ci faccio le bistecche! L'ha fatta! Tutta addosso a me! No! No! E così Pantegan sparì dall'isola delle 100 palme e mi sa che si sta ancora facendo la doccia. Capitan Eco, con l'aiuto di Irma, fece partire il riciclatron e i rifiuti vennero finalmente trasformati in cose utili. Ciao ciao, Pantegan puzzolente! Ed ecco qui ed ecco là, questa storia finisce qua.